Dunque, proviamo a fare questo esercizio. Il caso più semplice sarebbe quello di andare a sfruttare la definizione di valore assoluto in modo da non dover pensare a nulla. Quindi potremmo supporre prima x negativo. Per x negativo che cosa succede? Che avrei 1 più x, perché sarebbe meno meno x, ossia meno. Siccome la x è negativa, bisogna mettere meno x e il tutto dovrebbe essere uguale ad x, il che vuol dire 1 più x uguale ad x, ma chiaramente questo è un assurdo perché sarebbe 1 uguale a 0 e dunque in questo caso non abbiamo alcuna soluzione perché di fatto la x si andrebbe a semplificare con l'altra x. Se invece andiamo a supporre che la x sia maggiore o uguale di 0, allora diventa 1 meno x, quindi se la mia x è già positiva posso togliere il valore assoluto tranquillamente e quindi qui avere 1 meno x uguale ad x. A questo punto la meno x la porto dall'altra parte e quindi ho 1 uguale a 2x. Se divido tutto per 2 ottengo questo 1 mezzo che stavo cercando. Quindi questo è un metodo, andare a sfruttare la definizione di valore assoluto, probabilmente la via più corta. Vorrei provare adesso con un'altra versione. Ad esempio, siccome è roba piccola, potrei, quindi riscrivendomi l'equazione, potrei portarmi il valore assoluto a destra e la x a sinistra, cioè avere 1 meno x che deve essere uguale al valore assoluto di x. Beh, a questo punto che cosa succede? Potrei andare ad elevare tutto al quadrato. In questo modo avrei 1 meno x al quadrato uguale ad x al quadrato, ossia 1 meno 2x più x quadro uguale ad x quadro. A questo punto la x quadro si semplifica, il 2x lo porto dall'altra parte e ottengo 1 uguale a 2x, divido tutto per 2 e ottengo di nuovo il mio famoso 1 mezzo. Qual è il vantaggio rispetto al metodo con la definizione? Che praticamente non distingo casi e quindi riesco a fare tutto in un unico caso in maniera completamente immediata. Addirittura ci sarebbe una terza opzione, che sarebbe un'opzione grafica, che adesso facciamo al computer per spiegarci, cioè, potrei disegnarlo, ma non mi va, onestamente. Nel momento che abbiamo GeoGebra a disposizione, utilizziamo quello. Quindi se noi andiamo a pensare a questa equazione qui, che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che il valore assoluto di x deve essere uguale ad 1 meno x. Ma questa è geometria analitica molto molto semplice che dobbiamo conoscere. Il valore assoluto di x praticamente si disegna come una V nel piano cartesiano, quindi tanto vale saperla questa cosa. Quindi il valore assoluto di x si disegna come una V. Questo è il grafico della funzione valore assoluto di x. L'altra funzione è y uguale ad 1 meno x. Praticamente quella equazione ci sta chiedendo quando è che le due funzioni hanno un'intersezione. E l'unico punto è proprio un mezzo e un mezzo. Questo che cosa ci fa capire anche? Non sembra, ma questo grafico è molto importante perché ci fa capire come mai prima nella definizione noi non abbiamo trovato nessuna soluzione. Se noi guardiamo il grafico, che cosa sta succedendo? Per x negative, vediamo che giustamente le rette sono parallele, mentre per x positive, le rette, si incrociano. Ecco perché, diciamo, quando noi ricorriamo al metodo con la definizione, stiamo in questo caso. X negativo non c'è nessuna soluzione, x positivo c'è una soluzione. È esattamente quello che noi vediamo nel grafico. X negativo non si toccano, x positivo si toccano. Questa è l'interpretazione grafica di quello che noi stiamo andando a fare. E quindi è una cosa, in più su come vedere la matematica.